In nome della Champions scordiamoci il passato, è lo slogan che accompagna l'Olimpico Lazio e Genoa reduci da due belle batoste, la prima nel derby, la seconda contro la Juve. A entrambe serve vincere per rimettersi in marcia verso il quarto posto, i rossoblù lontano da Marassi non ci sono mai riusciti quest'anno. Parte benino la Lazio con McNeil, suo destro che finisce a lato, poi al 36esimo minuto il destro di Milito si spegne tra le braccia di Carriso, tridente contro tridente, non è garanzia di spettacolo oggi all'Olimpico, minuto 37, ci prova dalla distanza la Lazio con Kolarov, respinge Rubigno, poi palla che gli torna tra le braccia nel finale di primo tempo dopo l'indicazione di Gasperini che vede un Genoa che chiude bene la Lazio e riparte quando c'è lo spazio per farlo, il Genoa che però viene qui fermato dall'assistente di Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo, si tratta di Giuseppe De Santis che annulla un gol regolarissimo del Genoa. Van den Bore che va a fare l'assist era in posizione regolare, così come Milito, era dietro la linea del pallone, tantissime le polemiche anche dopo il duplice fischio alla fine del primo tempo. Una Lazio che chiude la prima frazione con questo tiro dalla distanza di Kolarov, unica possibilità di sfondare, sono state proprio queste conclusioni dalla distanza. Lazio dunque brutta e spuntata nella sostanza, allora durante l'intervallo fuori Pandev, dentro Rocchi, grande escluso, non senza polemiche di questa partita. Minuto 48, il sinistro di Zárate, alto di pochissimo, brividi per Robinho. Al 53esimo minuto c'è un fatto importante perché dopo una chiusura sbagliata di Dabò, palla che finisce dalle parti di Sculli, Lichtsteiner va a sgambettarlo ed è calcio di rigore, timidissime se ci sono state le proteste dei difensori della Lazio sul dischetto, va Milito contro il connazionale Carriso, sbaglia completamente la misura del suo destro, ne aveva segnati 4 su 4 con il Genoa dal dischetto quest'anno Milito, stavolta sbaglia, palla che finisce sopra la traversa e poi la disperazione del bomber del campionato. Siamo nella fase centrale del secondo tempo che è completamente un'altra storia rispetto al primo, tante emozioni, tante occasioni, qui ne crea una la Lazio con Megni che fa un assist quasi involontario per Foggia, il suo sinistro, Rubigno è reattivo. Minuto 59, il cross di Brocchi per Rocchi, la sua girata è centrale, un po' incerto Rubigno, alla fine si accartoccia sul pallone e salva. Al 60esimo minuto il Genoa torna a mettere la testa dalle parti di Carriso, qui è Palladino, buone le sue percussioni sulla destra, non ha sfondato invece dall'altra parte con Sculli il Genoa, Milito, il tiro finisce sul fondo. 66esimo minuto, numero di Zárate, si porta a spasso 4 difensori e centrocampisti del Genoa, poi sbaglia tutto Brocchi, così come Rocchi che calcia incredibilmente sul corpo di Papastatopoulos. 69esimo minuto, il lavoro di Palladino, ancora una volta perfetto sulla destra, uscita sporca di Carriso sul cross dell'ex juventino, poi Mesto va a pennellare questo pallone proprio per Diego Milito che stavolta non può sbagliare. Gol numero 11 in questo campionato per il capocannoniere della Serie A, sesto pensate nelle ultime 4 partite. Delio Rossi dopo il vantaggio, rivediamolo ancora una volta, del Genoa, corre ai ripari, almeno ci prova, mette dentro Simone Inzaghi e passa un 4-2-4 spregiudicatissimo. Il Genoa agli spazi in contropiede per infilarsi in area di rigore della Lazio, il destro di Palladino sconclusionato, così come al 79esimo minuto questo destro da parte di Milito non è sconclusionato, ma la risposta è facile per Carriso, poi Palladino sbaglia ancora una volta. Il Genoa assapora ormai il bis dopo aver sbancato l'Olimpico un anno fa dopo il ritorno in Serie A, ma nella finale siamo all'81esimo minuto con questo destro forte ma centralissimo da parte di Dabò, la paperissima di Rubigno spiana la strada al pareggio della Lazio, nono gol in Serie A per il centrocampista francese, finisce 1-1, la Lazio si ferma all'Olimpico, per il Genoa la trasferta resta stregata.